Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Power Wash Simulator. In questo gameplay walkthrough che stiamo facendo della carriera completa di Power Wash Simulator, tocca oggi andare a pulire la ruota panoramica. Ok, verremo pagati ben 900 dollari per pulirla e faremo anche l'obiettivo annesso che vi spiegherò appena entreremo nel livello. Lascia che ti presenti la Trace Master, la prima ruota panoramica techno al mondo. Lo alimenteremo con un epico generatore da 10.000 watt che tenevamo in garage dai vecchi tempi dei rave e la sincronizzeremo in modo da farle cambiare velocità a seconda del ritmo della musica. Non credo sia una buona idea. Sarà una bomba, non credo. Quando arriverà il momento del breakbeat, impazzirà del tutto, appunto per quello. Il vecchio generatore è collegato, perciò non farti problemi ad accenderlo se vuoi azionare la rotazione. Metteremo in funzione il generatore per rave quando avrai finito il lavoro. Scatenati! Perfetto, diamo un'occhiata ai dettagli, ecco fatto, e si inizia il lavoro. 900 dollari, quindi sarà un bel po' da pulire, eh? Sarà un bel po' da pulire. L'obiettivo di questa mappa, però, è andare a prendere l'ognomo, esatto, c'è un ognomo nascosto in questa mappa, che è proprio lassù. Prenderlo. E fare un giro insieme a lui sulla ruota panoramica. Vedete che si sta muovendo? Andiamo a farlo subito come prima cosa, così che non ci dimentichiamo. Eccolo l'ognometto. E scendiamo. Non possiamo saltare mentre abbiamo un oggetto in mano, eh. Quindi niente, ci facciamo il percorso al contrario. Vediamo se riusciamo ad andare giù comunque. Perfetto. Tac. E ora andiamo sulla ruota panoramica con il nostro amico gnomo. Potrebbe guardarmi, eh. Cioè, mi dà pure le spalle, però vabbè, dettagli. Tutto questo sarà da pulire, tra l'altro, sì, anche stuoia d'ingresso. Eccoci qui. Saliamo. Opa. Prendiamo posto e aspettiamo con calma che finisca di girare la ruota. Gira la ruota, gira la ruota, Io nel frattempo però vi ricordo che potete lasciare un mi piace al video se il video vi sta piacendo. Se avete trovato magari utile anche questa piccola spiegazione sull'obiettivo del gioco. Potete iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti sia su Power Wash Simulator, sto balbettando un po', sia sugli altri giochi che sto portando, per esempio Guardiani della Galassia, per esempio altri giochi come anche Pokémon Fire Rush, e potete commentare e facendomi sapere cosa ne pensate di questo videogioco. Non dimenticatevi anche se volete di condividere questo video o agli altri video nel mio canale, a coloro a cui potrebbe piacere appunto questo tipo di video, questo tipo di videogioco. E grazie a tutti coloro che faranno una di queste cose. Per me vuol dire tanto. Ora siamo praticamente in alto, sì. Siamo sul massimo picco della ruota panoramica. Possiamo anche guardarci intorno. Là c'è un vulcano, sbaglio. Sì, il vulcano di cui parlavano negli scorsi episodi. Il vulcano su cui c'era il gatto, probabilmente del sindaco. E vi ricordo inoltre che durante il livello parlerò molto poco perché, detto tra noi, non c'è molto da commentare, ma c'è molto da sentire perché il rumore dell'idropulitrice molti lo trovano ASMR, lo trovano molto rilassante. Quindi lascerò appunto che ascoltiate quello, non la mia voce che parla in continuazione di robe a caso. Vediamo se si sblocca l'obiettivo. Ok, dovremmo aver completato il giro. In caso noi posizioniamo magari l'ognometto qui. E per sicurezza lo rifacciamo, perché non si sblocca, quindi lo rifaccio. Nel frattempo inizio a pulire. Mi dispiace davvero, sto cercando di mettere dei pezzi da paura per darti un po' di carica, ma il generatore dei rave fa capricci meglio. Non voglio quella cosa, grazie. Questa turbina è potentissima. Questa idropulitrice volevo dire, non turbina.
Dai. Ok, perfetto. Fatto l'obiettivo. Quindi possiamo prendere sto gnomo e buttarlo via. Fuori dalle palle, gnomo. Bravo.
No, non se ne parla. Per la musica niente da fare. Meglio. Meglio così.
Buggato. Ok. Si era compenetrato.
L'Agenzia dei Trasporti di Caldera City offre entusiasmanti opportunità di lavaggio a pressione nelle sue nuove infrastrutture della rete metropolitana. Ok, dovremmo lavare una metropolitana. La ruota panoramica avrà anche superato il mio scivolo a spirale nella gara per l'attrazione più alta del Luna Park Wengerluf, ma riesce a tenere il ritmo di 12 clienti al minuto? Boh, penso di sì. In teoria sì, suppongo che potrebbe riuscirci, appunto.
In cima alla ruota c'è una vista del vulcano davvero spettacolare, specialmente quando fuma, come adesso, e l'abbiamo visto prima quando abbiamo fatto il giro della ruota con lo gnomo. Si notava, infatti. Ma qui c'è una cabina che non abbiamo fatto. Dai, sali.
Telai cabine e raggio posteriore. Ok, raggio posteriore l'avevamo visto prima. Da qualche parte era uno di questi. Sta ancora venendo giù. Quello anteriore, quindi è uno di questi qui. Eccolo lì, quello. Oppa. Questo caso è raggio posteriore. No, eccolo lì. Ok. A questo punto manca solo i telai cabine, che basta capire cosa sono. Sono quelli, ok. Vediamo un po' quali sono. Eccone qui uno. Ok, la cabina blu è fatta. Questo. Nope. Neanche. Aspettiamo, arriveranno prima o poi quelli da fare. Questo no. Nemmeno manca solo due, eh? Manca solo due dopo ben 1 ora e 40 minuti di video. Riusciamo a portarci a casa questo livello. Neanche questo. Ok, dai, ne mancano poche. Cabina blu, nada. Neanche questo. Deve servire forse in queste tre cabine qui. Questo no. Eccolo. Fatto. Manca uno. Eccolo lì. Ok, lavoro completato. Guardiamo subito il timelapse. Otteniamo anche 150 stelle in modalità carriera, ma il gioco non è ancora finito. È stata lunghissima questa parte, questo livello. Ma più che altro perché non era tanto da pulire, era un po' tutto sparpagliato. La ruota panoramica, tra l'altro, si muoveva sempre, quindi. La ruota panoramica è uno spettacolo, sei una leggenda. E è finito giusto in tempo. Con il generatore per rave KO abbiamo dovuto accontentarci di quello originale, ma ti dirò che la sua estetica un po' retro si abbina perfettamente al ritmo più lento. La ruota panoramica techno non era comunque una grandissima idea, l'avevo letto io. Perciò sto valutando di lanciare il Cracker's Kite, o Cracker's Skate, o Cracker's Skate, non so come si pronuncia qualcosa. Il primo brucomela techno al mondo, ma basta con questa techno. Noi continuiamo e nel prossimo episodio andremo a fare la stazione della metro. 2000 dollari, quindi mi sa che lì si sforeranno tranquillamente le 2 ore. Tranquillamente le 2 ore di video. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo di mettere un mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacier Sphere è tutto, al prossimo video!